40. Perfetto, ci sta l'applauso. L'agenzia strategica si è aggiudicata la gara per la realizzazione del logo del percorso Palermo Arab Normanna. È stata una grande soddisfazione per la nostra agenzia ed è stato soprattutto il risultato di un lavoro fatto con grande attenzione nella ricerca di una sintesi che potesse rappresentare questo straordinario patrimonio. La sintesi è sempre un momento importante nella definizione di un logo, perché un logo ha una sua componente grafica, di eleganza, di creatività, ma soprattutto la funzione di svolgere una sintesi perfetta di ciò che si vuole rappresentare. Noi siamo partiti dallo studio dei 9 monumenti inseriti nel percorso, 7 monumenti religiosi e 2 monumenti no. Dallo studio di questi monumenti è venuto fuori alcuni elementi comuni. Sicuramente l'elemento comune caratterizzante di tutti i monumenti è stato l'arco a sesto acuto rialzato, che è la caratteristica proprio di questo percorso, e soprattutto rappresenta l'elemento arabo più forte. È chiaro che il percorso arabo-normanno e questi monumenti sono frutto di una sintesi di momenti artistici. In questi monumenti sono presenti diversi stili, dal romanico al bizantino, appunto all'arabo. E proprio questa sintesi noi volevamo rappresentare attraverso l'utilizzo dell'arco a sesto acuto più volte ripetuto e intrecciato. In questa sorta di merletto che abbiamo creato, abbiamo appunto voluto rappresentare quello che è stata di fatto poi l'espressione più importante del periodo normanno della Sicilia, che è quella dell'integrazione. I normanni sono riusciti a governare la Sicilia, a realizzare momenti di grande bellezza in questo territorio, integrando ciò che era il passato e il presente della Sicilia.